A Corena Ausonio c'è il primo festival dell'organetto in terra di lavoro. Questo mi sembra un traguardo straordinario che dovrà continuare negli anni. Magari negli anni faremo anche un assaggio, già domani ci sarà un piccolo assaggio dei prodotti tipici, credo, di Coreno, da Nannina o dal Brigante, insomma. Nel corso degli anni cercheremo di fare anche qualche stage sull'organetto, sul tamburello, sulla danza. Insomma, la musica popolare è quello che a noi di Coreno, soprattutto l'organetto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stato il pane di tutti i giorni. Non c'era, la televisione, non c'erano i ristoranti, non c'era nulla. Si suonava l'organetto dalla mattina alla sera. Zi Vincenzo Recalavrese accompagnava 20-30 picciotte sulle montagne per mietere il grano e aveva solo il compito di suonare, di allietare la giornata di lavoro. Noi a Corena abbiamo avuto tanti, tanti suonatori di organetto e oggi cominciamo a farli rivivere insieme alla nostra cultura popolare, che soltanto attraverso la cultura si può arrivare a qualche traguardo importante. Vorrei chiamare e ringraziare il nostro sindaco Simone Costanzo, che è qui, se non sbaglio, eccoci qui, che voleva salutarvi. Grazie a Sandro, grazie a tutti quanti voi. Ci tenevo ad aprire insieme a Sandro, che è il direttore artistico, insieme alla Erte Scotti, che purtroppo ci ha dovuto lasciare perché aveva un'altra incombenza, è andato a recuperare gli artisti di domani, quindi è completamente, assolutamente scusato. Sono i direttori artistici, come diceva Sandro, del primo festival che abbiamo voluto lanciare per quest'estate, il primo festival dell'organetto, perché crediamo che un ritorno è la nostra tradizione musicale, la nostra cultura è importante. E chi più di Sandro e Laerte potevano fare da direttori artistici a questa iniziativa? Abbiamo pensato a loro e loro sono stati molto gentili da accettare questa cosa, da aiutarci nell'organizzazione. E quindi proponiamo per la prima volta due spettacoli di altissimo livello, sia questa sera sia domani, accanto a tanti amici che si esibiscono, e man mano speriamo di far crescere questa kermesse per arrivare a essere un punto fermo nel panorama provinciale, regionale, magari anche nazionale, mi permetto di pensare. Anch'io mi collego l'obbligo di ringraziare tutti gli enti che hanno patrocinato questi eventi, la Regione Lazio che in parte ce lo finanzia e tutti gli enti patrocinatori, dal GAL alla provincia, alla Comunità Montana, a tutti quanti, e vi auguro a tutti una buona serata. L'ultima cosa, abbiamo pensato di farlo anche itinerante per riscoprire un po' i nostri quartieri, le nostre zone che sono bellissime. Questa è una location fantastica. Scherzavo prima con un amico che è residente qui e ho detto: finalmente siamo venuti a fare un'iniziativa da te, così possiamo ammirare questo angolo di paradiso che non è solo tuo, ma di tutti i corenesi. E quindi credo che c'è anche questa volontà di riscoprire tutti gli angoli del paese, e questo è un angolo molto, ma molto bello, che fa onore a Coreno e a tutta questa zona. Io non mi allungo di più, ringrazio ancora Sandro e vi auguro una buona serata d'estate in questa bellissima atmosfera con ottima musica che è la nostra cultura e le nostre tradizioni. Grazie. Allora, avrei voluto iniziare questa sera con Zi Lisandro. Io parlo in dialetto per quelli del luogo. Zi Lisandro purtroppo non ce la fa più a suonare. È l'ultimo suonatore rimasto a Coreno insieme a Cesare Bandareglio. Tutti e due purtroppo non stanno bene. Volevo iniziare con loro per ricordare Zi Peppuccio, Zi Vecenzo, Miliardo, Marinaro. Tutti i suonatori che hanno dato veramente tanto, tanto a Coreno. E a questo punto non c'è Zi Peppuccio, non c'è Zi Lisandro, non ci sono questi, c'è il nipote. Allora, io volevo iniziare con Giuseppe Parente, che ci farà ascoltare un medley di Coreno, con brani tradizionali di Coreno. Giuseppe fa parte di un progetto iniziato 30 anni fa che noi abbiamo chiamato la Scatola del Vento,
per scoprire o riscoprire questo meraviglioso strumento. Zeppuccio, avevo invitato anche Emilio Parente, che abita qui a Cardito, per rivedere Miliardo, ma purtroppo per motivi di impegni non ha risposto alla chiamata. Io invece ho invitato un altro che appartiene alla Scatola del Vento, Filippo Parente, che adesso vedrete sul palco, che vi farà ascoltare due brani di sua composizione. Filippo Parente. Sono i nostri padri e le nostre madri. Buonasera, dove andate? A posto. Thank you.
Giuseppe Parente erano due pilastri della piccola orchestra La Viola che ho diretto per lunghi anni. Dopo la piccola orchestra La Viola è nato il Giardino della Pietra Fiorita che ho diretto per 6-7 anni e adesso giovanissimi, La Scatola del Vento, che appartengono appunto a questo progetto per riscoprire o scoprire questo meraviglioso strumento che a Corino ha dato tanto. E, allora, li presento prima, allora, mentre si preparano così guadagniamo tempo. Dalla prima alla mia sinistra, Anna Parente, Michele Parente, Alicia Parente, Carlo Parente, Domenico Parente, che è il figlio di Filippo Parente, me l'ha, appena nato me l'ha rispedito. In mezzo la nostra principessina Ludovica Staiana, l'unica non parente, va bene lo stesso. Dalila Parente e Antonella Parente. Qui possiamo fare delle battaglie con questa cultura, eh? Possiamo veramente vincere con la musica popolare. Allora, noi dedichiamo, carissimo Claudio, questo il primo brano a tutti i suonatori che non ci sono più e alla nostra terra di lavoro, perché la terra di lavoro è un'identità ben precisa. Noi siamo terra di lavoro. Thank you.
prossimo brano, Regina Soliano, donna toccata dal sole, è dedicato a mia nonna, che ricordava le canzoni a 90, 80 e qualcosa, ricordava ancora le canzoni perché le aveva imparate a memoria. Ricordatevi che stiamo perdendo la memoria, ormai con i tablet ci scriviamo tutto, e cominciamo a cancellare qualcosa e a ricordare qualcosa di antico. Thank you.
in tre lingue, mi ha portato tantissima fortuna perché l'ho accantato Angelo Branduardi e Franco Battiato nel disco L'infinitamente piccolo nel 2000. Noi seguiremo, non avendo stasera la cantante, non avendo il percussionista, seguiremo soltanto la parte strumentale. Grazie. Concludiamo con un brano di Coreno che prima Giuseppe non ha fatto, lo facciamo noi. Qualche anno fa, non ricordo l'anno, un mio amico che adesso salirà sul palco ha ricevuto una telefonata. Pronto, sono Riccardo Muti, telefono dalla Scala, e questo mio amico ha detto: "Siente, non fagli scemo, chi sei?" E ha riattaccato. Questo è successo per due volte. Qualche mese dopo, alla Scala di Milano, con l'orchestra sinfonica di Riccardo Muti, Piero Ricci per solo di Zampogna e orchestra sinfonica. Piero Ricci con noi a Coreno per suonarci Amatea e per... poi presenta dopo.
Il maestro Piero Ricci, grazie alla scatola del vento, ci vedremo alla prossima. Adesso è il clou della serata con il gruppo di Piero Ricci. Ci siamo? Cominciamo ad entrare, sì? Con il gruppo di Piero Ricci, piccola orchestra eclettica. Qui troveremo quello che la scatola del vento sta ricercando da anni, cioè partendo dalle proprie origini, dalle proprie tradizioni, loro sono in gran parte molisani, partendo dalle loro origini e cercando nuovi orizzonti, anche con nuove composizioni. Questa è la piccola orchestra eclettica. Ci stiamo preparando. E voi che siete? Disertori? Scappati di casa? Lasciate qualche cosa da mangiare? Niente? Forse ne famo pure voi, Mi voglio trovare un sanguignare che lo so sotto su là. Tu siete visti? Da qua? Dove sta? Mi pare che ti conosca. Questo castello nuovo, ora quelli lo conosco, come no? Io mi ricordo di tutto che abbia finta che no, tu sei la figlia di Gide Spreca Madonna, allora sei la figlia di Antonio Sciupafem, io me la ricordo Antonio tutto che dice che no, io Antonio l'ultima volta che lo vedeva, ma che tu ci stai qua? Era il 44. 1944, io lo ricordo, perché io stavo a fare la sfoglia. Dici che erano arrivati gli alleati a Castelnuovo, dici che erano arrivati i liberatori a Castelnuovo, invece erano arrivati i cani, puh, scuro in faccia, che una pezza abberritata in bronca. Io me lo ricordo, mi sono aggrappato a mia figlia, gli hanno menato una scarpata in fronte, io pensavo che me l'avevano uccisa, povera figlia mia. Ma pure io resistevo che non ci volevo andare con quelli. Mi sono menata la bastonata, ce la sono fatta sentire. Ci hanno spugliato, messa la via, così. E mo non teniamo più niente, ah, sono tempo difficile per tutto quanto. Io mo mi ricordo che prima erano arrivati i tedeschi. E ci avevano pigliato gli animali, no? Le bestie. Ma zia Rosina teneva una creatura di 8 mesi e ci aveva comprato una gavetta per ci fa qualche cosa da mangiare, no? Sono arrivati i tedeschi e ci hanno portato via le bestie, gli animali ce li mangiavano. Quando zia Rosina gli ha fatto vedere la creatura, ci hanno lasciato una capretta. Ah, i tedeschi, se ci facevi vedere la creatura, la capretta te la lasciavano. Sono arrivate le marocchine, senza manco parlare. Se sono pigliate la capretta e se la sono portata.
dopo 3 giorni, quella creatura è morta. Di fame. Sai che significa di fame? San Bugnà! Si bendito nostro Signore! Non te ne mando più l'occhio per chi hai! Fassuna! Sora, San Bugnà! Sora! Sora per su montagna che la gente per bene ancora ci sta! Vai, San Bugnà! Sora, vai in arte! Sora per le forze del padre, che i miei figli hanno fame! Thank you.
iniziale, abbiamo comunque cominciato questo nostro intervento. Mi piace presentare il gruppo che si chiama Piccola Orchestra Eclettica. Eclettica cosa vuol dire? La comunione dei due termini, che non esiste in italiano questo aggettivo ovviamente, etnico ed eclettico. Etnico perché in parte il nostro concerto si svolge con le strumenti a tradizione, in particolare la zampogna. E ahimè, dovevo dire in questa sera l'organetto. Purtroppo nel nostro gruppo c'è un organetto che lo suona un nostro amico Ernest Caracillo, che purtroppo questa sera non è potuto intervenire per via del Covid. Peccato davvero, perché siamo veramente senza organetto, per noi è una cosa molto molto importante l'organetto. In pratica sarebbe una sorta di ceramella della zampogna. La zampogna senza ceramella in fondo non esiste. Noi cerchiamo comunque di sopportare questa deficienza e comunque andiamo avanti in questo nostro spettacolo. Voglio dire che abbiamo dedicato tutto il nostro repertorio, la nostra gente, la nostra tradizione, alla nostra terra. Abbiamo esordito con un brano che si chiama In Arte, e è stato raccontato un po' dalla guerra, dalle immagini, se si sono viste, perché non ci ho fatto caso. E dunque portiamo avanti uno spettacolo che si chiamerà Ti racconto il Molise. Cerchiamo di raccontare tutte le nostre tradizioni, a partire ovviamente da questo strumento che forse ci appartiene un po' di più, che è la zampogna. Voi forse tutti sapete che nel nostro Molise esiste fortissima questa tradizione, come davo l'organetto. E da noi esistono non soltanto le zampogne, esistono le zampognare, esistono le botteghe artigiane, esistono dei festival, due festival importanti, uno a Scapoli e uno a San Polo Matese, che celebrano appunto questo nostro strumento. Noi siamo partiti dalle Manarde e continuiamo ad essere nel regno delle Manarde, in questo caso a Scapoli. Il brano che seguirà adesso è dedicato ad un costruttore, tal Gerardo Guatiere, un vecchio costruttore di zampogna. Le sue zampogne in pratica hanno suonato un po' in tutto il mondo, direi. Hanno suonato la famosa novena, no? La novena del Natale. Questo Gerardo Guatiere lavora in una bottega artigiana molto molto piccola, molto molto ristretta. Pensate che negli ultimi anni della sua vita aveva fatto una scoperta sensazionale, avendo applicato un motore di lavatrice ad un vecchio tornio a pedale. In onore di questo fantastico personaggio, noi suoneremo la danza di Mastro Gerardo. Se mi fa sentire solo il pianoforte un attimo, perché prima non l'abbiamo regolato, puoi farlo. Thank you.
dimora venga. E su un attimo anche a foro voglio fare una bella. Buonasera. Scusate. Scusate, gusta da fare le prove qua. Io mi ero fermato a stazzare con gli animali qua dietro e non mi ero proprio reso conto. Ma quanta gente! Ciao Pugna! Stava facendo? Stava facendo un uve, eh? Sì. Sei fatto qualcosa da solo? Niente, manca tu. Ma io sai che non... Ma dove sei tu? Da San Polo o da Scapolo? Io conoscevano San Pugnale, eh. Si chiamava... Ma non sa che si fanno San Pugnale, ma più... Come si dice? Uno che lo fa? Un costruttore, no? Mastro Gerardo, ma questo è una leggenda. Sono sentito una storia, ma io andante ci credo, mi sono detto che alla fine... Dice che teneva un tornio che girava troppo lento e allora ci ha attaccato il motore da una lavatrice. A cui si va più veloce, poi va più in fretta le zampe. Intanto ci credo a questa storia. Pure se mi fosse piaciuto tanto a suonare a me, io fosse fatto veramente. Ho fatto fino un po' di vino, ma non vi volevo, non vi volevo disturbare, niente, proprio. Non facete cerimonia, io non lo so, passavo di qua, a me fosse piaciuto a suonare, invece mi è toccato a cambiare la pepe e dalla vita. Questo pure su scelta, fatia. Mo è pure tempo da transumanza. Che sei tendiglia, eh? Tendiglia che sei, che sei tosto, la portatura da Campomarino. Mo è tempo pure da fare la transumanza, e a one è near. Siamo partiti da 5 giorni, ci hanno già ci sono 3 pecore. Noi teniamo 400 chiappa da vacca. E 90 pecore, 87. Ma quando è nera? Ma quando non si ma sai da quanti anni che faccio sta vita? Da quanto tengo 5 anni? Eh? 5 anni. Ma ricordo ancora le prime ore. Io stavo dormendo la pagliera. Arrivato papà nonno. Facette. Vietene con me. E qui ci facevo. Mi ho portato un coppa una colla. E dicette, guarda la via. Io non vedevo niente. Erano le 4 e mezza, che vuoi vedere? Alle prime rustre. Io vedevo una via grande, ma che io non l'avevo mai vista così grande, tutta verde, che pare che brillava come all'argento sotto a quell'acquarone delle 5 della mattina, il trattore. E io là mi sono imparato a fare tutte cose. Là mi sono pigliata la prima pelle. Là mi sono fatta la prima sciammera. pure lì, ma che sei? Che sei il trattore? Che sei la storia? E ogni anno sono le stesse storie, è male tempo, è chiova, e non ci sta la erba. Nu, partiamo da Castello di Santo, facciamo Città Nuova, Città Vecchia, ci vediamo che chi con l'anduolo sotto a Torella, e arriviamo fino a San Marco in Lamis, sotto alla Puglia. E per fortuna che tengo la famiglia che mi aiuta, dice che la può curare pisciacula. Per non esiste Natale, la Namiele tiene sempre fame, per non esiste una ferie, io mo tengo 37 anni, no? Faccio qua ci piglia la pensione. Ho cominciato a 5 anni. La pensione per il trattore. Ma che fusso, ma chi te la dà? Chi te la dà? Per fortuna che ho la mia famiglia che mi aiuta. Io ho una moglie e 2 figli. Qua. È una moglie e 2 figli. Là. A San Marco in là. Per fortuna che si chiamano tutte e 2 Lucia. Lucia, ma forse sbaglia pure lei, ma che sei tra tu? Ma quando fa pure male tempo, che fino a ieri qua hai fatto fini mondo. E l'anno scorso era mare tempo, non si è pigliata uno di chi le nostre. A Pappotto, Pappotto il poeta, ma sapeva scrivere, sapeva, non tanto sapeva anche leggere, ma quello sapeva scrivere. Oh. Però disse, arrivato, mi ricordo, a cavallo, in mezzo alle pietre, non lo sai che i fulmini vengono attirati dalle pietre, a cavallo, fiero, come un condottiere, se l'acchiappattano fulmine, non fulmine. E se ti acchiappano fulmine, ne dici che no, allora di la sorte. Pure qui si è trattato. Io sono scappato subito là, stavamo vicino al tavoliere, a apricena. Ma non c'è stato niente da fare. Allora io sono andato poi vicino al suo panciotto, ho trovato una carta. Mo se ve la posso leggere, a me mi facesse piacere pure. Però, non ha... però facete un po' di musica se vi va. Se vi va, quello brano antico. Trattato. Da rumare, tutto azzurro. È vero, a seconda. Carusolo che carezza, da qua una scelta di montagne che panna, bella, di Matese e di Mainardo, solenne, ardita, come a Sant'Enella. Lo sciumo che andatoce la canzone, dalla montagna fino alla marina. È una canzone lieta, dolce, che parla di sta gente. A mattina a vespera,
Suono di campana, d'angoppa la collina si sparrita e tozzano la porta d'ogni casa, la sanno a tutto un pensiero buono. Mare, montagne, ciume, gente che ancora sente la creanza e la parola, a mescare un sorriso, questo è da sempre, questo è un Molise. Thank you.
Io ci ho sempre avuto mia nonna che mi raccontava che arrivava lo zampognano alla porta, però solo nel periodo di Natale. Io mo la zampogna modestamente l'ho sempre associata a quel periodo là, eppure volesse dire, mi piacessero un po' a sentire quelle canzoni un po' più natalizie, quelle che si fanno, ma quelle canzoni che uniscono un po' tutti quanti, no? Capito? Che io lo so che voi viaggiate, io teneva la nonna che quella se va messa sciumunita, ma la canzone di Natale se la ricordava. Dice che arrivava tu Sampugnano ogni anno a bussare alla porta e che se la ricordava. Se tu dici come mi chiama, non la sa. Ci lo fa sentire un po' di questa canzone. Però io me ne hai. Cateremo l'animale che sta stazzando e rovine che sta facendo. Quindi magari che ci rivediamo la prossima volta. Pura. Thank you.
ci congediamo con un ultimo brano che si chiama Viaggio, San Michel, in verità. San Michel era una cattedrale che esiste a Bruxelles. La nostra regione, la regione Molise, spesso ci interpella per raccontare un po' il Molise, perché evidentemente invece di scegliere un concerto con violino e pianoforte, che per carità tutti straordinari, ma forse questi strumenti esistono un po' dappertutto, invece il nostro strumento forse è più rappresentativo, motivo per cui la nostra regione ci chiama spesso a suonare quando si va all'estero. In occasione di questa bellissima trasferta a Bruxelles, noi abbiamo composto questo brano che si chiama appunto San Michel. San Michel è la cattedrale dove noi abbiamo tenuto il concerto. Vi salutiamo con questo brano e volevo ringraziare un po' tutti, soprattutto Alessandro Parente, perché ci ha voluto qui, lui e l'orchestra, che come si chiama? La scatola? La scatola dei parenti, voglio dire. No? Va bene, Alessandro, se vieni qui, magari Alessandro, dopo facciamo un saluto tutti quanti assieme. San Michel. Thank you.
Grazie a tutti, grazie ad Alessandro per aver assicurato questo piacere, questa opportunità. Certo. Bis! Vabbè, grazie. Grazie a lui. Ma schietto si sente dopo. In Argentina che cos'è che si parla di più? Infatti sulla Zampogna non esiste il tango, io così ce lo siamo inventati. Però viene dopo il tango, non proprio subito, eh? Con una ballarella, la ballarella è terra di lavoro, ci siamo seduti sopra. Sì, sì. D'accordo. Allora, ricordiamoci che domani alla Nocella c'è l'Erte Scotti e i fratelli Bottasso, un'altra serata straordinaria, vi invito a venire. Gianpaolo mi dice che sulla mia pagina Facebook potete trovare tutti, alessandroparente.com.
Sì, giusto, va bene. O lo fanno gli altri. E niente, ecco, siamo tutti quanti. Allora questa saltarella si chiama Sol e Re. Sol e Re. Sol e quanti voi, piccola orchestra eclettica, grazie a Piero Ricci, a tutti i musicisti straordinari che stasera sono venuti qui a Coreno. Al pianoforte Emilia Ktiamova, contrabbasso Mariano Antonelli, alla percussione ai colori Roberto Petrocelli. Poi ci sono questi due esseri strani, questi sono molto strani, questo che sono questo tubo grasso e quell'altro il tubo torto. Altri due qua. No, un attimo, no, dopo, perché sono strani? Questi signori vivono a Monte Rotondo, non so se sapete dove si trova, è un paese vicino a Isernia. E quando ci siamo incontrati tanto tempo fa, abbiamo deciso di suonare assieme. Io conosco il suo nome, Paolo e Marco, ma non conoscevo il cognome di questi due, di questi due signori. Questi si chiamano Paolo e Marco Zambugna, figurati. È una cosa incredibile, ma vero. Vabbè, noi vi salutiamo, ha suonato all'aspirapolvere per voi Piero Ricci, grazie Alessandro. L'attore dov'è l'attore? Come si chiama? Allora lo fanno apposta per la competizione. Allora vabbè, però si chiama Matteo Palazzo, un'altra cosa. Bravo e viene dal profondo sud, da Civitanova. Civitanova del Molise, però Civitanova del Sannio, va bene. Civitanova, vai. Bravissimo. Vuole osare di spendere questi 10 euro?